Partiti leggermente in ritardo la nostra diretta, lunedì 26 di febbraio, carnevale finito, eccoci qua per parlare di sport finalmente, vai. Di sport e non solo di sport. Buonasera a tutti, ma nello sport c'è la par condicio anche nello sport, oppure ognuno parla un po', non c'è. Non lo so, se si parla di sport, si parla di sport, Non dai. c'è la par No, condicio qua. non lo so. Buonasera a tutti, sono Emanuele Massari, ASD Karate Club Valceno E Valtaro. finalmente ritorna. Ed eccoci qua invece con due belle ragazze che... Buonasera, Alessandra Berzolla, Pallavolo Borgotaro. Buonasera, Sara Iengo, Pallavolo Borgosaro. Bene, finalmente abbiamo un ospite da pallavolo che tanti risultati positivi sta ottenendo quest'anno e direi che forse è la squadra che in questo momento detiene un piccolo record, perché per il momento siete imbattute, giusto? O no? Sì, per adesso solo una partita persa e Sì, tutte le però una altre. lunga serie di Sì, partite vinte. diciamo di sì. Non c'è nel calcio, nel basket, non c'è niente. Per adesso sì. Complimenti alla pallavolo e a Fabio. Allora, partiamo subito in un modo strano, stravagante questa sera, perché Emanuele Berni ha voluto farci un bel regalo, ce lo guardiamo insieme ed è un bel confronto, credete, è un bel confronto, eccolo qua. Bedognese Tare Alte Berceto, il big match del weekend rinviato causa neve. Chi lo vincerà quando recupereranno? Spero Bedogna, ma visto gli ultimi risultati penso Berceto. Spero che vinca il Bedonia, però sarà un pareggio. Sarà scontro determinante per il campionato? Scommessi. Eh sì, perché è un big match, chi vince avrà tante possibilità di salire. Bedognese e Tare Alte, chi delle due salirà a fine campionato? Entrambe? Probabilmente sì, però sicuramente chi vince a scontro diretto sarà avvantaggiato. Sì, che se non vincono il campionato saliranno entrambe. Manca qualcosa alla Bedognese o è pronta per la seconda categoria? Secondo me è pronta, sicuramente qualcosa in più farà bene. L'attacco, secondo me, manca qualcosa. Chi allenerà la Bedognese la prossima stagione? Mauro Mocelin, Aldo Borzoni, Fabrizio Biagi, Antonio Grillo, Riccardo Sipone. Penso Borzoni. Spero che continui Mauro. Scegli l'attacco più forte della terza categoria. Miai Devoti, Scarpenti, Le Rose, Moglia, Zoto, Beatrici, Palanzano. I numeri dicono Miai Devoti. Sotto Beatrice Palanzano. La squadra rivelazione della stagione fino ad ora. I lampioni a calcetto. Che lo gioco io per questo, eh. Terre Alte. T'aspettavi un Valgotra ancora così in corsa per la salvezza? No, sta facendo molto bene, sopra le Sì, me lo aspettavo. Ti aspettavi la Valtarese in questa posizione di classifica? Sì. Me l'aspettavo perché ha perso Mori in avanti, allora fa un po' di fatica. Quanti giocatori della Valtarese Juniores sono già pronti a debuttare in prima squadra? Due o tre bravi ci sono, ci possono stare. E secondo me 4-5. Ritornerà al settore giovanile nel Borgotaro? Secondo Sì. Qual è la vera dimensione del Solignano? me no. Secondo me Solignano quest'anno va su. Secondo me ha molta possibilità di arrivare ai playoff. Dopo le dimissioni di Riccardo Sipone, il Solignano ha scalato la classifica con Giovanni Colombi. Quest'ultimo è davvero molto meglio di Sipone? Secondo me no, poi bisogna sempre vedere come ci si trovano i giocatori con gli allenatori. Per i risultati si vede che sta facendo molto bene. Il limite del Solignano era Sipone? No, ma in quel contesto lì sì. Non lo so, quello non lo so, non ti posso rispondere. Affermazione di Mister Cattani del Bardi. A fine campionato saremo molto in alto in classifica. È stato supponente o fiducioso nella squadra? Ha È un po' supponente. Supponente. esagerato o può farcela davvero? Secondo me è esagerato, però resta un bravo allenatore. Secondo me è esagerato un po'. Non credo che il Bardi arrivi lì in alto. Il miglior giocatore per ruolo in ogni categoria. Miglior portiere di terza categoria. Tamini Bedognese. C'è l'Albedonia. Tambini. Miglior difensore terza categoria. Mazza E Bedognese. mi piace tanto Massa. Miglior centrocampista terza categoria. Giordano Squeri, Bedognese. Previ. Miglior attaccante terza categoria. L'attaccante del Berceto, Miai. Sotto del Palanzano. Miglior portiere prima categoria. Lessino c'è un portiere molto, molto valido. Miglior difensore prima categoria. Matteo Gherardi, Valtarese. Ghirardi della Valtarese.
Miglior centrocampista, prima categoria. Mauro Garcia, Solignano. Centrocampista, ho visto quello della Casalese, non mi ricordo il nome. Fa il mediano nella Casalese. Miglior attaccante, prima categoria. Lecai, Solignano, Olosa, Bardi. C'è Lecai, Palumbo, Boateng. Quale squadra locale farà il colpo di mercato estivo? Medognese. Chi sarà? No, c'è il colpo di Squeri e sono magici. Borgottaro, si salva o retrocede? Si salva. Si salva. Valgotra, si salva o retrocede? Vai play out, poi non lo so. Si salva. Valtarese, rimane lì o vai ai playoff? Rimane lì. Dura il playoff, rimane lì. Il direttore sportivo del Borgottaro Brindani ha speso parole di elogio per l'ex giocatore della Bedonese e ex allenatore juniores bedonese Davide Pattoneri. Perché non l'hanno preso loro? Si vede che Valgotra si è mosso prima sul mercato. Non lo so, devo rispondere. Sarà Antonio Grillo il prossimo allenatore della Valtarese? Per dopo Setti, sicuro. Sono allenatore della Valtarese. Mi piacerebbe tanto, però decide la società. E bravo Emanuele, ci siamo anche divertiti, complimenti, enigmatico più che mai, naturalmente l'amico Grillo, che è un simpatico, è un grande allenatore. Allora, cominciamo a parlare di calcio? Dai. Calcio, parliamo della sospensione dei campionati. Tanto ti è molto cara, vai. No, perché man mano passa il tempo... Poi andremo a vedere la classifica. La verità s'attafiora sempre di più, sì, vai. Non puoi giocare. Dicembre, gennaio, febbraio, campionati dilettantistici, non puoi giocare questi. Poi c'è quell'inverno che è miracoloso, no? Che c'è giornate splendide, però ti faccio vedere, domenica c'era Bercetto, Terre Alte, Bedonia. Sì, Bedonia e Terre Alte. Ora, sospendono, domenica se giocano, non è che fanno la stessa partita. No, vanno avanti col calendario. Ora, metta il caso che il Bedonia non aveva infortuni, non le squalifiche, perché cioè, ogni domenica la squadra è in forma a secondo gli infortuni, insomma ci sono tante varianti, no? che tu puoi scendere in campo al tap e puoi scendere in campo in un certo modo. Voglio dire, ti falsa, come dire, il momento che devi giocare. Perché è così, poi a prescindere, giovedì mette ancora neve, se nevica c'è ancora una sospensione, è sempre sfasato, se ci sono delle sospensioni... Ecco perché bisogna giocare a pallavolo. No, a pallavolo. Io voglio dire, bisogna... canestro e pallavolo, io, dai. Voglio dire... Stavolta basta calcio, poi a prescindere che è influenzato da queste cose il campionato, perché è così, ragazzi. È così, però anche nel momento di giocare, sai, i campi ghiacciati, se ci hai giocato la domenica prima che era abbastanza mollo, diciamo, e poi nessuno ha avuto il tempo di curare il campo e viene un po' freddo il campo, cioè in un campo che è quasi impraticabile. Certo. Ci sono nel periodo invernale ci sono delle conseguenze che sfasi la natura del calcio, punto e basta. Poi gli infortuni, non parliamo di infortuni, perché infortuni nel periodo invernale, va a vedere le statistiche, che è sempre più infortuni nel periodo invernale. Insomma, qui io sono straconvinto, ma sempre sta anche negli anni indietro. Perché è così, se ci sono i momenti che puoi giocare, certamente in tal meridio i pegni fa quel che ne vuoi, tra virgolette, perché voglio dire, non è che io sono straconvinto, perché domenica, se continua il campionato, domenica il Bedonia riposa, no? Metà che il Bedonia infortuni, no? Magari durante la settimana o quanto, ma c'ha degli infortuni. Ho capito che la rosa è di 16 giocatori, però insomma, è tutta una conseguenza di negatività per giocando d'inverno. Mi la penso così, l'ho sempre pensato così anche quando
quando scendevo in campo anch'io, ecco, diciamo così. Esatto. Purtroppo ormai essendo più in campo, ormai ciacciare basta, perché anche quello che ha detto i due intervistati, i giocatori ne conosco quasi nessuno, dunque per dirti. Però insomma. Va bene. Allora, vogliamo parlare un po' come ci difende, per difenderci, uno sport che adesso deve, è più che mai attuale, il karate, e non solo. Ultime vostre performance. Sì, no, adesso stavo pensando, l'ultima volta che sono stato ospite, forse era prima di Natale. Sì, penso di sì. Abbiamo fatto ancora due ancora una gara, l'Open di San Marino, che mi sembra, se non erro, stato fatto il 20 di dicembre. E abbiamo fatto una buona prestazione, insomma, non da parte di tutti, però abbiamo fatto due ori e con Zucconi, Alice, Massari, Cecilia, che tra l'altro tutte e due hanno disputato la finale con due nazionali, due atlete della nazionale della Filippine. È stata insomma abbastanza ostica, perché erano veramente brave, soprattutto una, diciamo, in una finale, quella della Zucconi, insomma, questa qui era un po' rognosa, come si dice, come atleta, un po' sporca nel tirare, così non sicuramente è uno, diciamo, un karate simile al nostro. E invece quella che ha incontrato, la Cecilia, anche lei molto forte, ha vinto gli altri incontri 8-0, 10-0, insomma, da come aveva fatto gli incontri precedenti si dimostrava, insomma, un'avversaria temibile, e invece dopo ha funzionato, diciamo, tutto bene, insomma, la strategia, dopo aver studiato, insomma, un po' la tattica, la tecnica che aveva questo atleta, siamo riusciti, insomma, a dare delle direttive per riuscire a passare l'incontro, che poi ha vinto bene, mi sembra 4-0, 5-0 per la nostra atleta. Le altre ragazze sono saltate tutte al primo turno, però insomma potevano fare di più, però ci sta, ci sono anche gli altri che vogliono vincere. Poi abbiamo fatto uno stop, un po' di preparazione atletica per riprenderci, abbiamo fatto una garetta a Gerenzano qui alla fine di gennaio, abbiamo fatto 3 o 4 bronzi con Morelli, con Zucconi e con Massare Cecilia, le altre sono un quinto posto, però diciamo era una gara per vedere soprattutto un po' come lo stato di forma. Sì. E diciamo che adesso il bello arriva da domenica, perché avremo in pratica da qui fino all'8 di maggio in pratica tutte le domeniche impegnate. Domenica cominciamo con la fase regionale dei campionati italiani juniores, poi avremo l'Open di Toscana, campionato italiano assoluto. Insomma, dopo il calendario Open d'Italia Riccione l'8 di aprile, poi il 22 di aprile organizzeremo a Borgotaro, ma poi dopo ne possiamo riparlare, in un altro passaggio faremo noi il campionato, il quinto Gran Prix Valcino Valtaro, con il campionato regionale cadetti incluso nella, diciamo così, nella manifestazione sportiva qui al Palaraschi a Borgotaro. Bene. Ti ringrazio per quei numeri importanti da segnare sul calendario. Allora parliamo di pallavolo, di questa annata straordinaria, parti tu magari, annata straordinaria che sta attraversando la pallavolo femminile valtarese, guidata dall'amico Fabio, posso dire amico perché su un temporale bestiale ci siamo conosciuti a Bardi e poi lui è arrivato qua e ci dà questa opportunità di parlare con voi anche questa sera. Allora, come sta andando? Bene, molto bene, nonostante abbiamo cambiato campionato rispetto all'anno scorso, comunque all'inizio pensavamo di avere molte più difficoltà, invece si sta rivelando un campionato alla nostra portata, anzi anche qualcosa di più. E siamo prime e speriamo di rimanerci fino alla fine per poi riuscire a passare nella categoria successiva. Ecco, il bel differenza dell'altro campionato è che se riusciamo fino in fondo ad arrivare prime si passa al campionato di livello successivo. L'anno scorso invece rimanevi lì e quindi
c'è più soddisfazione arrivare in prime c'è qua, uno stimolo ecco. In più insomma. Sì, c'è uno stimolo in più, tanti stimoli in più, ecco. E cosa è cambiato? Perché quest'anno i punteggi sono rotondi nelle vostre vittorie, parecchio rotondi. È cambiato sicuramente il fatto dell'allenatore, un po' forse ha influito, nel senso che è molto più tecnico, ci sa indirizzare, più correggere più gli errori e quindi ci sta aggiustando i nostri difetti di ognuno di noi tecnici che ci sapeva, e quindi poi quello va a influire su tutta la squadra quando poi vai a giocare. Sentiamo un po' come la pensi tu. Gli argomenti sono i soliti, l'anno scorso avete disputato un campionato eccezionale, però come diceva lei, senza poi un obiettivo. Sì, esatto, il FIPAV ci dà la possibilità anche di mirare a qualcosa di più alto e passare di categoria, anche per la società sarebbe un bel obiettivo, riportare anche a Borgotaro una pallavolo di livello e anche dare uno stimolo per quelle più giovani che hanno come modello magari una squadra che fa una categoria più alta. E concordo anch'io che il cambio d'allenatore ha portato un miglioramento sul livello tecnico. Gli allenamenti sono molto più anche stimolanti e sa correggerci in modo più specifico, anche individualmente, secondo me. Sono aumentati anche i numeri, no, delle ragazze, così mi hanno un po'. Sì, siamo partite che eravamo molte. Purtroppo alcune hanno subito degli infortuni, quindi sono ferme, altre magari vengono con meno costanza, però più o meno sì, abbiamo dei buoni numeri. Alcune delle giovani si allenano anche con noi, quindi sì, abbiamo un buon numero. Un ritrovato entusiasmo, vero? Sì, direi di sì. Bene, ti ringrazio. Noi ritroviamo l'entusiasmo con il messaggio che adesso vi diamo. Vedete che entusiasmo c'è. Contini Petroli, Gotia di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Conad, centro commerciale a Borgotaro. Qualità, le offerte che si ripetono di settimana in settimana. Il servizio. Conad, il tuo supermercato al centro commerciale di Borgo Valditaro. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgotaro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania. Il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, Team, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più vieni a trovarci a Borgotel, via Nazionale 2 a Borgo Valditaro. Centro Polivalente Atlantide a Bedogna in Largo Colombo. Palestra per rimanere in forma tutto l'anno, camping per il vostro relax in un ambiente unico, tennis, beach volley e in estate piscina con feste di tipologia varia. Centro Atlantide a Bedogna. Autoscuola Borgotarese di Belè Stefano e Federica. Patenti per tutte le categorie, corsi CQC, corsi di recupero punti, di sbrigo pratiche auto, passaggi di proprietà in sole 24 ore. E allora affidati all'esperienza
di Autoscuola Borgotarese di Melei Stefano e Federica in via Montegrappa a Borgo Val di Taro. Attorniato da un ambiente incontaminato troviamo Osteria Pontelecca, ristorante e pizzeria con forno a legna. Vi accogliamo con professionalità proponendovi le nostre specialità con cucina casalinga, selvaggina, i famosi risotti, specialità di stagione come i famosi funghi porcini, grigliate di carni miste, pizza nel forno a legna e su prenotazione lumache col poccio, rane fritte e paella. Venite a trovarci, diventeremo amici. Osteria Pontelecca, frazione Pontelecca di Bardi, via Pontelecca 60, con telefono 0525 75 7200. Centro Legno di Squeri Carlo Alberto, via De Gasperi 5 a Borgo Val di Taro, telefono 0525 920068. Pellets di primissima qualità, bio pellets produzione austriaca, certificato A1, prezzo promozionale per tutto il mese di marzo a 4,35 euro a sacco di chilogrammi, 15. Il vero e unico professionista del legno è Squeri Carlo Alberto, Centro Legno. Mese delle grandi offerte da naturalmente per tutto il mese anche di marzo, in questo caso le offerte sono davvero eccezionali da Baudassi, la Romana. Cariola due ruote, cassone in plastica 110 euro, compressore Vigor 25 litri 99 euro, betoniera 125 litri 269, pittura traspirante da interno litri 14 bianca ad euro 19, dalla Romana Baudassi, sempre a Borgo Val di Taro. Gioielleria Romano a Bedonia in via Garibaldi, per trovare il regalo vincente. Le ricorrenze sono sempre importanti, allora per renderle più preziose, Gioielleria Romano, felicità nel risolvere i vostri problemi. Moda In con le migliori firme, Viale Bottega Borgotaro. Moda In segnala i suoi nuovi arrivi primavera-estate, Viale Bottega. Simpatiche canaglie per vestire i vostri figli ed essere sempre alla moda. Anche qui nuovi arrivi primavera-estate, via Mazzini, Borgotaro, simpatiche canaglie. Fortunati Bruno presenta a Borgo Val di Taro in Largo Roma il mese delle stufe. Super offerte stufa a legna Linkar ad euro 299, sotto costo. Promozione stufa a legna Linkar 690 più omaggio scaldaletto Imetec, sempre sotto costo. Scopa elettrica senza sacco Secom, euro 59. Solo da Fortunati Bruno trovi queste mega offerte. E visto che ci siamo, vi ricordo Baritalo Bedonia, le famose briscolate alla domenica pomeriggio, e sempre la briscola di protagonista al Bar Tambini invece a Ostia di Borgo Val di Taro. Torniamo a noi, eccoci qua, velocissimi. Velocissimo, dai. Lasciami dire, Parma intanto Parma in vantaggio 1-0. 1-0. Chi ha segnato? Gazzola, dopo no. Io. I? Dezzi. Ha segnato Dezzi. Cuvenza, dai. Guardavo un giornale sportivo, ma non posso mi dire, visto che siamo in par condicio, diciamo un giornale. No, sportivo. Lo possiamo dire, visto che il vice direttore era di Borgo Taro anni fa, lo possiamo anche dire. Che la Gazzetta dello Sport. Un giornale sportivo, guardavo, che raramente le leggo, però ci sono state alcune pagine che le ho guardate perché è molto interessante. Prima di tutto vorrei dire che i nostri veci, perché quello che scrive il giornale non è mica sempre veritiero, perché questa classifica qua è la classifica, secondo questi giornalisti, dei miglior 98 giocatori al mondo, dei nati del 98 o 99 o 2000 o 2001. Ora i nostri veci dicevi al giornale le cumlasi o porta cultegamatti. Ora bisogna sempre, sai, leggi, però ognuno deve farsi. Ora io ci credo a questa classifica, però può essere non veritiera. Ora i 98 giocatori che secondo questi giornalisti non leggerli tutti, bravi, perché sennò più bravi al mondo, no? Ne ha 98, sì, dei quali sono 5 italiani,
Donnarumma, Cutrone, Locatelli, Locatelli che è un Pellegri che gioca nel Monaco, è un 2001, e Kean che è del Verona, però non so se è naturalizzato o se è nato in Italia. Ora, su 98 di italiani ne è 5. Però voglio dire, per me sono molto, visto la nostra tradizione, visto come ha fatto nel passato nel calcio mondiale, sia come club, vabbè, il club può tirare fuori che gara di stranieri, ma anche come nazionale, dai tempi dei tempi, ma sempre fornato giocatori ad altissimo livello, a livello mondiale. Ora, in questa classifica mi metti soltanto 5 italiani, di quali uno gioca in Francia, nel Monaco. Ora, e 3 nel Milan, e il Milan si vede che sta lavorando molto bene, però il problema è sempre questo, sia a livello professionistico sia a livello nostro, dilettantistico. Ot qui risuoni, ot che fa venire fame nel senso voglia di sacrificarsi, perché chiunque ha del talento, chiunque ha delle doti, senza sacrificio tu vai da nessuna parte. Però i metti anche alla classifica di tutto il mondo. In Europa niente numero 6, la Germania 6, la Francia 15 e l'Inghilterra 11. Poi ci sono varie nazioni, no? Il Brasile 8. Ne mettono addirittura 3 del Senegal, uno del Marocco. La scrittura. No, ma dicevo in proporzione, se 8 il Brasile basta. Sì, ma anche il Brasile vuol dire ha avuto, come dire, c'è un crollo anche lui. Un crollo mica da poco anche al Brasile. Allora, vuol dire che o chi suoninga più vuoi a giocare al ballo in tal senso anche a livello pallacanestro nel sport, perché anche se c'è talento per arrivare devi fare del gran sacrificio, ma in tutte le discipline poi tirò del livello musicale anche a chi che però che ha di sacrifici dopo. Musicale già ho fatto un po' di caos io, e allora lì, voglio dire non so, o stiamo lavorando male nel settore giovanile a Borgotago lavorano bene, anche a Bedonia. Noi la Valtarese è tanto di cappello, la Valtarese ragazzi, anche a Bedonia, a parte qualche piccolissimo periodo, ha fatto giocare i nostri, ma non solo i nostri nella Valtarese. Ha aiutato quasi tutte le squadre in giro, perché questa qui è la verità. Magari negli anni indietro il nome non era Valtarese, era Audax, no? Poi le diventa Audax Valtarese, dopo che era Checchetto, che era Bruno Gavarò, che era tutti i personaggi importanti. Abbiamo lavorato bene, però insomma anche adesso la Valtarese è una duce squadra. Però voglio dire anche questo, preparare a 12 squadre, per pararci solo le maglie, le braghette, i calzettoni, quello dal lavoro. Mi spero, ti ho detto, io sono fuori, parlo e basta, perché parlo un po' così a naso e a disuva. Spero che abbia un po' d'aiuto la Valtarese, perché soltanto a preparare, non solo la Valtarese, ma anche tutti gli altri, soltanto a preparare le maglie, i calzettoni e le braghette, ora ti pensa quanto lavoro ti queda fa. Ora, se hai un po' di gente, lo fai, ma se c'è poca gente, alla fine d'anno diventa dura. Emanuele, allora parliamo un po', poi ci saranno tante altre domande, ma degli obiettivi sui quali tu cerchi di puntare con le tue ragazze per questo anno 2019. Nella prima fase, poi la seconda la vedrai. Sì, no, ma adesso diciamo che questa è da qui arrivare a giugno, per le gare a punti, per quanto riguarda la classifica nazionale, è la fase un po' più calda. A partire già, come dicevo prima, da domenica, perché abbiamo 4 atleti junior
che quindi dovranno guadagnarsi la qualificazione ai campionati italiani. Una ce l'abbiamo già di diritto qualificata per il 14 di marzo, perché l'anno scorso è arrivata quinta e quindi è una, è una qualificata di diritto. E quindi queste gare, i campionati italiani juniores, cadetti, senior e esordienti da quest'anno sono quelli che danno punteggio. Quindi il nostro obiettivo è sicuramente, l'anno scorso abbiamo totalizzato 10 punti, è sicuramente battere quello, farne più di 10, o perlomeno arrivare a 10 sarebbe un grosso traguardo, anche perché comunque abbiamo avuto anche noi qualche perdita nelle nostre fila di qualche atleta da punto proprio in questi giorni, e quindi per infortuni non dovuti allo sport ma a, diciamo così, a ad incidenti di percorso. Ecco, incidenti di percorso, e quindi questo, diciamo, abbiamo già una squadra insomma un po' ridotta per quanto riguarda il punteggio, quindi perdere anche qualche elemento molto valido che avrebbe potuto fare dei punti ci mette un po' in crisi, però bisogna andare avanti, come diceva appunto Paolo, bisogna cercare di fare dei sacrifici con quei pochi che abbiamo, soprattutto comunque anche noi già da quest'anno nel 2018 abbiamo introdotto già altri 5 esordienti femminili e 3 maschili, quindi diciamo che si affacceranno quest'anno al mondo delle gare a punteggio, e quindi staremo a vedere anche queste nuove new entry se ci regaleranno nella, loro faranno diciamo il campionato a punti nella seconda fase della stagione sportiva, quindi da settembre in poi, quindi magari ci regaleranno, anzi me lo auguro, e poi magari li porti qui e così li presentiamo. Certo, e poi presenteremo anche questi nuovi, esatto, queste nuove leve. Grazie. Allora, vediamo un po' di capire quali sono i prossimi incontri, le prossime difficoltà, perché per il momento tutto bene, una sola sconfitta e tante vittorie. Però non ci siamo, incrociamo le dita. No, va bene. Ora abbiamo una partita il 6 di marzo a Parma col Montebello, che è una squadra di metà classifica, giovane, perché sono quasi tutte squadre molto giovani che hanno voglia di venire fuori, però dobbiamo essere brave noi a stare concentrate, non abbassare la guardia e andare avanti. Poi avevamo lo scontro diretto col Villa Bonelli, che però è stata spostata al 6 d'aprile, che è la squadra quella a pari punti con noi in prima classifica. Quindi questo scontro è stato rimandato ad aprile. Tanto che tu stai parlando, vediamo anche la classifica, perché penso che magari Gian sia quasi pronto per mostrarla al pubblico, così abbiamo davanti quello che è la realtà, eccola lì. Martedì giochiamo al Montebello, che è quinta, che è una squadra di metà giovane, così. Villa Bonelli è quella a pari punti con noi, che è stata spostata al 6 d'aprile, quindi lo scontro si terrà più in là. E poi abbiamo un paio di partite, diciamo, sulla carta facile, perché abbiamo le ultime due in classifica, l'Audax e l'Alga, e dobbiamo essere brave noi, ecco, a non farci prendere dall'euforia, e sembra tutto facile. Ecco, a parte voi, le prime due, la classifica la ritieni veritiera in base a quello che si è visto sul campo, oppure magari c'è qualcuno che è stato particolarmente sfortunato o fortunato? No, penso ormai a questo punto della stagione del campionato rispecchia molto le squadre, ecco, il valore delle squadre, perché comunque Villa Bonelli è un giovane anche loro, ma una bella squadra. La Coop sembrava all'inizio una squadra ma molto giovane, quindi forse si sono un po' perse proprio nell'esperienza e hanno un po' perso punti in quello. Poi il resto sì, è molto veritiera, cioè non, ormai diciamo la classifica può cambiare un po' all'inizio, ma rispecchia molto le squadre. Sì, anche perché mancano 7-8 partite, quindi ormai siamo quasi alla fine. Sentiamo
Anche te, come la pensi, come la vedi? Ma sì, concordo, ormai secondo me forse le squadre più giovani possono o slittare o salire, ma secondo me la classifica resterà così. Qual è la partita che ritenete sia, ritieni in questo caso tu, sia più ostica, a parte il big match, a parte quello è ovvio che... Io non sottovaluterei nel Sala, Baganza e anche il Montebello. Abbiamo fatto un amichevole inizio stagione e secondo me hanno giocato appena al di sotto delle loro possibilità. Quindi direi di stare comunque attente, di non, diciamo, non scendere mai di livello, perché comunque ogni partita da ora in avanti è importante anche per la classifica. Prossima partita in casa o fuori? Fuori il 6 marzo col Montebello. Abbiamo quel match che temi, via. Sì. Domani abbiamo un amichevole a Parma con una squadra di prima divisione, quindi anche per testare le nostre capacità in preparazione anche della prossima partita. Bene, ti ringrazio. Adesso cerchiamo di giocare bene anche quest'altra partita. Gian è pronto col fischietto in bocca per dare il via. Speedy Car, autocarrozzeria, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport a Borgo Taro. Il posto giusto se devi rimettere in ordine la carrozzeria della tua auto, da qualsiasi problema, ruggine, incidente e altro. Pulizia auto, problemi di carrozzeria in genere, auto, furgoni, camion. Soccorso stradale con car attrezzi 24 su 24. Rivolgetevi a Speedy Car Autocarrozzeria di Crescivano e C a Borgo Val di Taro, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport. Il tuo mezzo di trasporto ritorna nuovo. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo a Borgo Val di Taro in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna a Borgo Val di Taro. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo, macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna, macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45. Da Elettrodomestici Fortunati Bruno, via Largo Roma 3 a Borgo Taro, troverete una vastissima scelta di elettrodomestici con montaggio e assistenza qualificata. Arriva la brutta stagione, per asciugare la tua biancheria da Fortunati, sulle asciugatrici c'è il sottocosto. Zoppas 8 kg, euro 3,99. Bosch 7 kg, euro 4,49. Grande risparmio energetico a più. Elettrodomestici Fortunati Bruno, via Largo Roma 3 a Borgo Taro, con telefono 0525 90 384. Da Fortunati Bruno i vantaggi ed il risparmio sono di casa. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo, a Borgo Taro, via Caduti del Lavoro 22, con telefono 0525 97644. Super offerta la ferramenta Baudassi, la romana, stufa a legna firmato Caminetti Montegrappa, 12 kW all'euro 1120, stufa pellet 8,8 kW firmato Ferre Fuoco, euro 750, martello demolitore, perforatore 5 kg, Milwaukee a euro 299 più IVA. Soffiatore Husqvarna 25cc, euro 269. Essiccatore Tauro 5 cassetti inox ad euro 299. Le grandi offerte ferramenta Baldassi. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi. La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Val di Taro. Telefono 0525 97447. ZM Infissi,
Installazione di porte, finestre e persiane con il massimo della professionalità. ZM Infissi di Zucconi Massimo con Fistral, i numeri uno del settore. ZM Infissi lo trovi a Borgotaro in piazza 11 febbraio, produzioni in via Pieve a Borgo Valditaro, showroom a Bardi in via Roma 15, telefono 0525 96 627, cellulare 338 96 76 980. Centro Edile di Squericallo Alberto, via De Gasperi 5 a Borgotaro, 0525 920008, il telefono, pellets di primissima qualità, bio pellets produzione austriaca con certificato 1, prezzo promozionale per tutto il mese di marzo 4,35 euro al sacco di chilogrammi 15, il vero e unico professionista del legno Squericallo Alberto al centro legno di Borgotaro. Allora, velocemente, eccoci di nuovo qua. Per parlare di, perché dobbiamo essere veloci. Ci sono due o tre cose che voglio dire. Sì, dai. Veloce, Gala Park Condition o no? Vabbè, che c'è o non c'è però. Mi pare che mi stringi. No, è perché dopo la Park Condition è con loro, perché anche loro sono, hai capito? No, parlando con le ragazze lì che giocano, voglio dire... A volley, pallavolo. Oh. E fa tutto l'uria, ma qui nella nostra valle che apparizza gente che oltre si autofinanziano, anche Maurizio Del Maestro ormai da 20 anni che c'è, sono 20 anni. A parte pochissimi sponsor, tra virgolette, sempre locali, Contini e qualche d'un altro. Si autofinanziano loro, voglio dire, ma anche mia stantoluria. Poi ti dirò anche della corale lirica, no? Oltre a fare sacrifici, che stanno allestendo la cavalleria rusticana con la banda musicale, si autofinanziano anche loro, voglio dire, è così incredibile quello che sta succedendo nella nostra valle, perché e tutti e veramente grandi sacrifici. Faccio un esempio, anche il Compiano, te pensa, Compiano è 30 anni o roba del genere che fa campionati FIGC, la maggioranza dei campionati seconda categoria. Un paese come Compiano riesce a fare campionati di seconda categoria. Cioè, ogni cosa che analizzi veramente che è dal miracoloso, che quello che sta nell'ambito sportivo ma anche nell'ambito musicale, perché è in cose veramente straordinarie. Però mi sono segnato un'altra cosa, no? Come le cose possono cambiare. L'88 89, adesso non mi ricordo, la Valtarese faceva la seconda categoria, ha vinto il campionato e l'andà in prima categoria. Il Berceto era in prima categoria, per dirti come cambiano le cose, era in prima categoria e aveva altre due squadre, faceva il campionato di prima categoria, campionato di terza e avevano la squadra degli allievi, non so se FIGC o CSI, però avevano squadra, credo FIGC, squadra allievi, terza e prima categoria. Quando la Valtarese era nel seconda, ha messo due anni, credo, perché un spareggio l'abbiamo perso al Tardini con il Felino. E poi l'anno dopo si è vinto il campionato, il Berceto era già in prima categoria, con due squadre. Tu, per dirti come possono cambiare le cose, ecco, ora pianto lì, passo al microfono, alla par condicio mi obbliga a passare. Vabbè, ti obbliga. Allora, abbiamo parlato, ma ci sono altre cose da parlare naturalmente su questo mondo che naturalmente Borgotaro conosce poco, perché tutti i vostri risultati, e mi riferisco anche alla pallavolo, sarebbe bello che Borgotaro tributasse non solo al calcio e magari alla pallacanestro, alla roba e profumi che è la squadra di spicco, ma anche a questi sport, insomma, a quello che meritano. Sì, un po' meno conosciuti, forse un po' meno praticati. Perché le medaglie d'oro contano.
Sì, poi soprattutto come si sottolineava prima, sport dove magari gli aiuti economici e finanziari sono sicuramente meno, diciamo così, Meno evidenti. meno evidenti, però, ripeto, i ragazzi, sia come in tutti gli altri sport, fanno sacrifici per allenarsi, ci credono, è una passione, quindi portano avanti il loro impegno, penso, nel modo migliore, ecco, con gli stessi valori ideali che di tutti gli altri sport, anche quelli magari più conosciuti. Chiaro che magari ci fosse un po' più di gratificazione, così anche a livello mediatico, un po' da parte di, insomma, anche a livello nazionale, non solo nella nostra valle, sicuramente. Devo dire una cosa, che per noi, per il karate, già a livello nazionale, adesso con l'entrata alle Olimpiadi nel 2020 e avendo avuto quest'anno nel ranking mondiale WKF, il nostro diciamo, punta di diamante della nazionale, che è Luigi Busà, che è un avolese, un siciliano, sicuramente l'Italia e il karate, anche parlo di trasmissioni, è stato a Rai Sport, insomma così, ecco, e anche grazie alla Sara Cardini, che saranno sicuramente due atleti che riusciranno a qualificarsi per andare alle Olimpiadi, abbiamo acquisito sicuramente più visibilità, Più perché visibilità. sicuramente lo sport, quando comincia, diciamo, gli sport quando sono alle Olimpiadi, che quindi avranno sicuramente una visibilità maggiore da un punto di vista mediatico, perché comunque le Olimpiadi creano intorno allo sport, e insomma non solo Un allo sport, ma interesse un incredibile. interesse, vediamo anche solamente per accaparrarsele, le varie nazioni fanno di tutto, e le varie città così, quindi sicuramente questa cosa è stata un'iniezione di salute per noi, insomma, ecco, diciamo, gli altri sport invece ci sono quasi tutti, e quindi per Un loro riconoscimento importante, insomma. sì. Grazie. Torniamo a voi, torniamo a questa bella, bello, bello sport, molto femminile tra l'altro la pallavolo, perché no? Dissenti? Al Borgo è molto femminile perché la squadra maschile non c'è, però a livello nazionale è anche molto maschile. Ci sono Beh, molte l'Italia squadre. però a livello pallavolo ha delle buone tradizioni, o no? Sì, soprattutto ora negli ultimi anni forse più il maschile sta facendo forse meglio più il maschile che il femminile, però anche il femminile. Negli anni, nella storia, le sue Ha dato medaglie molto, ha dato olimpiadi molto. ne ha vinte molte, ecco, sì. No, io devo dire che comunque a livello mediatico anche la pallavolo vuol dire tanto quando ci sono le olimpiadi trasmesse, allora attira il bambino, la bambina a provare anche la pallavolo. Se viene trasmessa poco, si perde. Quanto può incidere, ecco, per esempio, l'avvento della cacciatore in zona, come è stato l'anno scorso, può, e quest'anno tornerà, penso, Sì, quest'anno ci no? Ecco, sarà di quanto nuovo a può Bedonia. catalizzare? Influisce molto. A Bedonia hanno, se non mi sbaglio, 25 bambine che fanno dell'under 14 e altrettante, forse anche qualcosa di più, delle più piccole ancora. Quindi ha portato i suoi frutti, nel senso ha portato tante bambine in palestra, tante di loro partecipano poi anche al camp. Ha influito tanto, ma tanto. Al Borgo forse un po' meno, non si sa perché, ma ha influito forse un po' meno, però anche quelle del Borgo partecipano al camp, però forse essendo che al Borgo è da più anni che c'è la pallavolo, a Bedonia forse è nata negli ultimi 2 anni, ha un po', ormai diciamo quelle che c'erano ci sono, ecco. Bene, anche per te la cacciatore catalizza e può far cambiare idea, magari una titubante, farò pallavolo, pallacanestro. Ma secondo me sì, diciamo questa iniziativa è stata una cosa molto molto positiva.
Quest'anno ci saranno anche Alberto Cisolla e la Paola Croce, che sono altri due della nazionale, che è aperto anche, diciamo, ai bambini, quindi per una prospettiva, per una futura squadra maschile non sarebbe male. E comunque confrontarsi con questi personaggi, secondo me, è sempre un'ottima opportunità. Ecco, tu è da parecchio tempo che giochi, così mi dicevi prima, questo rinnovato entusiasmo intorno a, per voi, naturalmente voi atlete, è dovuto solo al cambio di allenatore, al cambio di metodi o al credere in qualità che naturalmente avete? Secondo me in entrambe le cose, perché poi è il metodo dell'allenatore, ogni allenatore è diverso, riesce a tirarti fuori delle cose che magari altri allenatori non riescono e di conseguenza poi ritrovi anche delle qualità che magari altre volte non venivano espresse. Quindi secondo me sono tutte ed entrambe le cose. Mi sembra, avendo visto i filmati, sempre da persona che ne sa pochissimo, che quest'anno giocate più veloci, o no? Sì, perché abbiamo introdotto anche schemi che prima non usavamo, chiamiamo vari schemi, schema anche a muro, e sì, abbiamo un gioco molto più tecnico, quindi abbiamo alzato notevolmente il livello. Bene, alziamo anche noi il nostro livello, veda, veda lei, Beppe, veda. Continui i petroli, gotha di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Conad, centro commerciale a Borgotaro. Qualità, le offerte che si ripetono di settimana in settimana. Il servizio. Conad, il tuo supermercato al centro commerciale di Borgo Valditara. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditara, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, palets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania, il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate non e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditara. Combeck, costruzioni meccaniche da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, TIM, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più, vieni a trovarci a Borgotel, via Nazionale 2, a Borgo Valditara. Centro Polivalente Atlantide, a Bedonia, in Largo Colombo. Palestra, per rimanere in forma tutto l'anno. Camping, per il vostro relax, in un ambiente unico. Tennis, beach volley e in estate, piscina, con feste di tipologia varia. Centro Atlantide, a Bedonia. Autoscuola Borgotarese, di Belè Stefano e Federica. Patenti per tutte le categorie, corsi CQC, corsi di recupero punti, disbrigo pratiche auto, passaggi di proprietà in sole 24 ore. E allora affidati all'esperienza di Autoscuola Borgotarese di Melei Stefano e Federica in via Montegrappa a Borgo Valditara. Attorniato da un ambiente incontaminato, troviamo Osteria Pontelecca, ristorante e pizzeria con forno a legna. Vi accogliamo con professionalità proponendovi le nostre specialità, con cucina casalinga, selvaggina, i famosi risotti, specialità di stagione come i famosi funghi porcini, grigliate di carni miste, pizza nel forno a legna e su prenotazione lumache col poccio, rane fritte e paella.
Venite a trovarci, diventeremo amici. Osteria Pontelecca, frazione Pontelecca di Bardi, via Pontelecca 60, con telefono 0525 75 7200. Centro Edile di Square Carlo Alberto, via De Gasperi 5 a Borgo Valditaro, 0525 920068, il telefono, pellets di primissima qualità, bio pellets produzione austriaca, certificato 1, prezzo promozionale per tutto il mese di marzo, 4,35 euro al sacco di chilogrammi 15, il vero e unico professionista del legno, Square Carlo Alberto con Centro Legno. Grandi promozioni proseguono alla gioielleria Romano per fare un regalo che costa meno, ma che naturalmente è la soluzione ideale. A Bedonia, moda in, i nuovi arrivi con grandi firme per quanto riguarda il panorama della moda primavera-estate. La stessa cosa dicasi a Simpatiche Canaglie per quanto riguarda i vostri bimbi, sempre a Borgotaro in via Mazzini. Per quanto riguarda le vostre briscolate, Bar Italo a Bedonia la domenica e Bar Tambini a Ostia di Borgotaro invece è al venerdì. Per quanto riguarda la vostra serata a tema musicale, invece Bar Paninoteca Odissea via Nazionale Borgo Valditaro. E adesso ragazzi, un tête à tête formidabile, dimmi pure. Attenzione perché segnano tutti, mandi la classifica di prima categoria, vai, thank you very much, please. Ma mi mandi quello. Allora, la classifica, le prossime partite sono queste, di quelle che ci riguardano. La classifica, eccola lì, la vedi, la tieni conto. Abbiamo un Bar di Boretto, come la vedi? Beh, il Boretto è lì nella zona alta della classifica, ti ho detto, sai, io commento però purtroppo io sono fuori dai giochi. Ma non ti preoccupare. No, ma per dire, posso commentare perché vuol dire, conoscendo un po' la tradizione delle squadre, però non conosco le squadre. Però il Bardi gioca in casa e deve vincere. No, questo Bardi Bore. Non c'è ombra di dubbio che il Bardi o deve vincere. Anche non sarà una partita facile perché vuol dire il Boretto, poi bisogna vedere anche la squadra avversaria che mette a da raggiungere, ecco, disuma così, però il Bardi deve vincere. Sì, perché okay, andiamo avanti. È lo stesso Borgotaro-Fornovo, vai. Borgotaro, che ha pochi punti, mi pare, dal Borgotaro-Fornovo. Fornovo è più su, ho messo meglio. C'è pochissimi, Fornovo 24, doca. Eccolo. E il Borgotaro, sei a 19, il Fornovo 24... pochi punti, anche il Borgotaro deve vincere. Ghilani mi dispiace, amico Ghilani mi dispiace. Per Ghilani oltretutto è un tuo collega, io sono ex bisacciare, basta ormai. Solignano Cervo, Solignano dovrebbe, non dico stravincere, però vincere per solidità, insomma, va a 36, se Basilica non vince o va vuol dire, quarto, vuol dire, almeno sentendo il presidente la meta è quella lì, esatto. Allora, Povigliese Valtarese, Povigliese è in fondo. Beh, bisogna vincere, anche a Stughi fuori a casa bisogna vincere, 29 vai a 32, insomma, è una bella classifica, la Povigliese anche lei lotterà perché sai, sono tutte lì, non ce la facile neanche a Valtarese perché sai, quando una squadra deve lottare per salvarsi, le dura, però insomma, Valtarese deve vincere, a prescindere dagli infortuni, a prescindere da tutto, ecco, certi momenti bisogna essere basta. Bene, senza... allora visto che certi momenti bisogna vincere, no, dimmi. Ancora qualcosa, sì, statisticamente dopo, lasciamo parlare un po' di musica. Va, veloce Paolo, allora, veloce. Lo accennare. Allora, a fine marzo, non mi ricordo più la data perché l'arterio comincia, il dat Berlusconi lo sentì un'ora e mezzo senza... Nomina un altro adesso. Una persona politica. Un'altra adesso. Un'ora e mezza
più vecchio che mi la parlavo lo pure mezzo senso. Ho capito. Una cosa di amore. Par condicio, dino un altro, su un altro. Uno, basta che sia. Da lì. Ecco, benissimo. Allora, la data mi ricordo più, però a fine mese ci sarà un spettacolo operistico, no, musicale operistico, che la Corale Verdi, la Corale Valtaro, con la banda musicale di Borgotaro, stanno, queste, l'anno scorso avevano presentato la Traviata, avevano fatto in due rappresentazioni, una nella piazzetta L'Acquara e una in teatro, e l'ha fatto magnificamente bene, perché la paura l'era che nell'opera ci sono i violini, le viole, violoncelli, e la banda non c'è niente di tutto. La paura l'era, sai, tutti i fiati senza questi strumenti, invece le stava una rappresentazione veramente straordinaria. E adesso stanno con grandi sacrifici, perché provare e riprovare, sai, la cavalleria rusticana, e ci saranno i solisti che sono tra virgolette professionisti, perché saranno rinforzati da elementi del coro del Teatro Regio, dunque, per dire, o della Corale Verdi, e i solisti sono già venuti a Borgotaro, insomma sarà un allestimento importante. Molto importante, però anche loro, a parte qualche sponsor commerciale, perché Giruma sempre sono turta, sempre i soliti, sì. Giruma sempre la turta, i sponsor è sempre più o meno è sempre gli stessi, i soliti, sì, c'è Troedi, le Combe, Cavalli, Macelleria Brugnoli, tanti, Contini, insomma, però insomma gira è sempre la gente clavura che sponsorizza, ecco. Sarà un allestimento molto difficile, perché la Cavalleria Rusticana, insomma, sai, la Traviata ci sono delle aree più orecchiabili, più, però insomma si stanno per banco con grandi sacrifici, anche loro si autofinanziano. Guarda, veramente da elogiare tutti quelli che scendono in campo, non solo campo di sport, ma in tutti i campi, che dalle Ugiaia veramente. Thank you, Paolo. You're welcome. Thank you. Allora, andiamo avanti. Cambiano i regolamenti con facilità nel vostro sport? Non so, ci vuoi spiegare proprio, qualcosa di tecnico? Sì, no, cambiano. Infatti, quest'anno nel 2018, il primo gennaio, è proprio cambiato il regolamento, soprattutto della fascia esordienti, quella 2005-2006, quelle annate lì. In pratica, mentre prima venivano valutati gli incontri a giudizio tecnico, invece adesso vengono proprio assegnati punti anche in queste categorie. E quindi dopo, vabbè, ci sono state delle variazioni, insomma, un po' più tecniche. La cosa più importante, diciamo così, per far capire così al pubblico, è proprio questa, di questo nuovo regolamento a punti, anche per queste categorie che hanno sempre, insomma, avuto un loro regolamento a parte. E quindi questo, diciamo, che ha suscitato, almeno per quanto riguarda la nostra società, parecchio interesse per le nuove leve, perché così, insomma, il fare appunti, quindi portare la tecnica, diciamo così, a bersaglio, rende la cosa, diciamo, insomma, a tutti. Abbiamo notato che piace di più, ecco, insomma, gli interessa di più, e quindi adesso cercheremo quindi di impostare anche il lavoro nel futuro, anche proprio per queste nuove fasce di età, su questo nuovo regolamento, finché poi non cambierà. E niente, volevo dire, visto che Paolo ha parlato della Cavalleria Rusticana, così, di questo appuntamento musicale, che anche noi come società quindi organizzeremo, come anticipato prima, il 22 di aprile al Palaraschi. Che è un evento importante, anche l'anno scorso l'avete fatto. Sì, no? Sì, ormai quest'anno è la quinta edizione, infatti lo chiameremo quinto Grand Prix Valtaro Karate,
E niente, organizzeremo quest'anno, oltre alla gara promozionale per i bambini di progetto Sport a Scuola, quindi di Quanti combinata. atleti ti aspetti? Ma l'anno Presumibile. scorso, tra la gara di combattimento, l'anno scorso diciamo che avevamo avuto una defezione dovuta alla federazione, avevamo avuto circa 210-216 atleti, una roba così, insomma, più di 200 atleti tra la mattina e il pomeriggio. Però avevamo avuto la defezione del campionato regionale esordienti B, che noi avevamo fatto. Cioè, avevamo fatto richiesta, avevamo avuto la gara, solamente che dopo per motivi federali è stata sospesa perché la fase nazionale è stata spostata nel secondo semestre. Quindi, siccome noi le gare vengono fatte a peso, quindi ci sono le categorie di peso, c'è l'obbligo che una fase regionale deve essere fatta entro i 15 giorni prima della fase nazionale, perché poi magari categorie tipo esordienti, sono ragazzi giovani, magari crescono variazioni Ah, di ecco, peso. sì. Siccome uno se si qualifica per una categoria tipo 50 kg, facciamo per dire, diciamo un peso a caso, deve a livello nazionale, se è qualificato per quella categoria, a Deve livello avere quel nazionale peso. deve partecipare nello stesso peso e quindi magari passa l'estate, ragazza, quell'età lì crescono così e uno sfora e non potrebbe andare, diciamo Ho così, capito. neanche partecipare in un'altra categoria. E quindi questo ci aveva così, quindi portato via, diciamo, una frangia di atleti. Però avevamo organizzato il trofeo CONI, un trofeo anche quello importante a livello regionale. E niente, quest'anno invece organizzeremo il campionato regionale cadetti, siccome la data dei campionati nazionali deve essere il 4 di maggio, quindi proprio 15 giorni prima, e quindi ci aspettiamo sicuramente da tutta la regione, visto che la fase nazionale sicuramente Adesione. sì, adesioni, anche perché è la fase obbligatoria per passare poi alla fase regionale. Poi organizzeremo magari una gara promozionale sempre di combattimento per categorie esordienti e al pomeriggio la classica combinata sullo stile del progetto Sport a Scuola, di cui sono responsabile a livello regionale, e dove parteciperanno tutti i bambini dal 2013 fino al 2007, con il solito percorso, palloncino e prova libera, diciamo una festa, diciamo, per i bambini. Per i bambini. Grazie, un grande appuntamento che poi rinnoviamo ancora e poi verrai a rinnovarlo strada facendo. Allora, e voi non pensate di organizzare per promozionare qualcosa per attirare? Fabio ha tante idee, vanno solo messe in pratica. Se abbiamo in mente, forse ancora non è tutto deciso, a giugno, verso l'estate, organizzare di partecipare al Summer Festival Tour, come si chiama? Summer Tour, che sarebbe praticamente un tour di un torneo di green volley, no, penso di green volley che viene fatto nelle varie province di Parma con delle date ben Definite. definitive, sì, però ancora non abbiamo, diciamo, niente di definitivo, niente di certo, stiamo ancora valutando perché ci sono tanti fattori, organizzare, anche lì dobbiamo fare tutto da sole e quindi organizzare, trovare le persone che siano disponibili quel giorno, cioè la data che ti danno loro, perché poi la data non la scegli te, ma bisogna trovare il posto, bisogna trovare tante cose, affittare le attrezzature, perché poi devono essere allestiti tanti campi contemporaneamente, qualcuno sia disponibile a far arbitrare, a segnare punto, ma insomma, tante Insomma, c'è un cose, c'è un lavoro dietro abbastanza grande, quindi stiamo ancora valutando. Qual è l'età giusta per avvicinarsi al mondo della pallavolo? Ma non c'è un'età giusta, da piccoli è sempre meglio perché si impara prima. Diciamo che un ragazzo che incomincia a 13 anni, 10 anni per dire 15, 14, magari ci mette di più a imparare la tecnica rispetto a un bambino di 7-8 anni che sono un po' più. Ho capito. Da quell'età lì apprendono prima, diciamo, Prendono nello prima. sport, sì.
Grazie. Alla tua collega voglio chiedere, una promozione giusta, quale sarebbe secondo te per avvicinare sempre più gente a questo bellissimo sport, emozionante, veloce, tecnico, a tutto? A livello, diciamo, al nostro paese sarebbe utile anche entrare nelle scuole, fare delle dimostrazioni o comunque distribuire volantini, come un po' penso facciano le altre realtà come il basket o anche altro. A livello nazionale si sta facendo abbastanza promozione, insomma le partite vengono trasmesse da Rai Sport, quest'anno c'è il mondiale maschile in Italia su Rai 2, quindi un po' di promozione si sta facendo. Anche l'ultima Olimpiade la squadra maschile è arrivata seconda, quindi sta prendendo piede, purtroppo non come gli altri sport, però... il movimento sta facendo qualcosa, anche se è difficile. Mentre a livello locale tu dici la scuola, insomma. Sì, insomma, fare qualche manifestazione in più, farsi un po' di pubblicità, secondo me aiuterebbe. Ti ringrazio. Jean, sei pronto? Vediamo la videata del basket, così, anche perché siamo verso la fine ormai. Non hanno giocato, ha giocato solo la Roby, se non sbaglio. Adesso vediamo un po'. Ecco qui la Roby Profumi che ha surclassato di 20 punti la polisportiva Calendasco, e la Roby ormai è tranquillamente ancora in Serie B, per cui viene confermato anche il prossimo anno la Roby largamente in Serie B. Complimenti. Andiamo all'Artaredo e vediamo un po' l'ultima partita, che è questa, è stata giocata dall'Artaredo in casa ed è stata persa per 4 punti. È un Artaredo insomma un pochettino in fondo alla classifica. Davide sta lavorando bene, però ahimè i risultati per il momento non vengono ancora. Campionato di promozione maschile. Campionato Under 20 femminile Laminam, in questo caso vedo che non c'è nulla da dire, per cui la prossima partita è quella che vedete lunedì 5 marzo. Andiamo avanti. Intermodal, abbiamo l'under 18 femminile che è sempre a 0 punti, perché qui il campionato non è ancora partito e parte, parte stasera se non sbaglio, eccolo là, 26-2 Faenza Intermodal, per cui le nostre ragazze under 18, compresa Valentina Bozzi e tutte le migliori, tranne perché ha qualche anno in più, Gloria Marchini, tutto il resto fa parte della squadra, per cui speriamo magari di ricevere anche il messaggio di una loro vittoria. Andiamo avanti, dopo Intermodal, Centro Edile, altro abbinamento vincente, soprattutto con lo sport. Il Centro Edile merita sicuramente, come tante altre, un ringraziamento importante per quanto concerne lo sport. E qui 20 punti, per cui messa piuttosto bene. Complimenti anche all'amico Gian. Ricordo che grande successo ha riscosso l'intervista nel protagonista dello sport di Simona Vietti. Andremo giovedì ad intervistare Luciano Armani, un grande campione di ciclismo che ha avuto l'onore di battere niente poco di meno. Anche Eddie Merckx ha battuto anche Eddie Merckx, per cui è molto importante. Eddie Merckx. Ringrazio ancora il pubblico per aver preso d'assalto a livello YouTube per quanto riguarda le puntate di Corrado Cardinali e Fabio Barani, che sono state davvero punti di diamante di questa trasmissione. E adesso un po' di consigli, poi l'ultimo giro. Speedy Car, autocarrozzeria, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport a Borgotaro. Il posto giusto se devi rimettere in ordine la carrozzeria della tua auto, da qualsiasi problema, ruggine, incidente e altro. Pulizia auto, problemi di carrozzeria in genere, auto, furgoni, camion. Soccorso stradale con car attrezzi 24 su 24. Rivolgetevi a Speedy Car Autocarrozzeria di Crescivano e C a Borgo Valditaro, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport. Il tuo mezzo di trasporto ritorna nuovo.
Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, a Borgo Valditaro in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna, a Borgo Valditaro. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo, macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna, macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45. Da Elettrodomestici Fortunati Bruno, via Largo Roma 3 a Borgotaro, troverete una vastissima scelta di elettrodomestici con montaggio e assistenza qualificata. Arriva la brutta stagione, per asciugare la tua biancheria da Fortunati, sulle asciugatrici c'è il sottocosto. Zoppas 8 kg, euro 3,99. Bosch 7 kg, euro 4,49. Grande risparmio energetico a più. Elettrodomestici Fortunati Bruno, via Largo Roma 3 a Borgotaro, con telefono 0525 90384. Da Fortunati Bruno i vantaggi ed il risparmio sono di casa. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo, a Borgotaro, via Caduti del Lavoro 22, con telefono 0525 97644. Super offerta la ferramenta Baudassi, la romana, stufa a legna firmato Caminetti Montegrappa, 12 kW all'euro 1120, stufa pellet 8,8 kW firmato Ferre Fuoco, euro 750, martello demolitore perforatore 5 kg Milwaukee a euro 299 più IVA, soffiatore Husqvarna 25cc euro 269, essiccatore Tauro 5 cassetti inox ad euro 299. Le grandi offerte ferramenta Baudassi. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi. La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97447. ZM Infissi, installazione di porte, finestre e persiane con il massimo della professionalità. ZM Infissi di Zucconi Massimo con Fistral, i numeri uno del settore. ZM Infissi lo trovi a Borgotaro in piazza 11 febbraio, produzioni in via Pieve a Borgo Valditaro, showroom a Bardi in via Roma 15, telefono 0525 96 627, cellulare 338 96 76 980. Allora siamo al finale, ormai ricordandovi che il Parma sta vincendo 1-0, questa partita molto importante per la sua classifica, e ci sono altre partite così da fare non un pronostico ma dire un po' la nostra, come Valgotra Skanderberg, che lo dico io, così ti lascio il finale con quello. Lo so che vuoi farmi commentare le partite di essere... Ma insomma, subito, forma che il nostro squadra rivesse tutto, ecco. Così Valgotra, sai che c'è Vicoferti del Compiano? Forma che fai al Compiano, Vicoferti del prima, Vabbè, cosa c'è? Insomma, andavesse, due volte insomma, andavesse anche contro la prima in classifica. A Torino era la prima in classifica, doveva vincere, l'abbiamo 1-0, io mi bastonato, dunque, sì. Deve vincere. Ascolta, visto che ci sei, Varanese Astra? Varanese, anche la Varanese mette in una condizione che deve vincere. Domenica l'ha perso, no? L'ultimo. Insomma, Varanese, se vuole avere un lumicino di speranza, deve vincere. E poi l'ultima è in terza, il Castello Terre Alte. Vabbè, Terre Alte. Vabbè, ma anche il Terre Alte deve vincere, su puntare ad andare in seconda, che sia, lo abbiamo detto, sia il Berceto sia il Bedogna meritano la seconda, indubbiamente, vuoi per tradizione, vuoi per gli impianti, vuoi per la Pasciok, che metta
i dirigenti, oltre che i giocatori. Sei stato bravo, ti do un minuto, dai. Ho un minuto. Quanto Gian avrà il tempo? Dai, quanto Gian avrà il non tempo? Non riesco a controllarlo. Quanto Gian avrà non il tempo? Ce la faccio, di inserire tal coso, tutto il coso che può da tirare fuori, perché bisogna anche guardare il coso. Siamo a 50, se 45 secondi. Se vuoi andare devi sapere chi sta dentro. Ora, te lo faccio vedere. Guarda, con un minuto ti taglia il microfono. Lui. Faccio vedere volante. No, quanto, poi farò Matteo. Le prime due squadre, Clevigny-Fora dal 57-58, no? Che sono venuto fuori con una lettera scritta da Battistini, Silvio Battistini e la Valterese. Sono nate queste due squadre qua. Prima la nostra, qualche dai mi dirà no, ma veramente prima la nostra, che eravamo allievi. Siamo... Falla vedere. Un attimo, c'è un po' di vento, un po' di vento. Allora, al primo a destra, questa qui è la squadra allievi, un po' di isola fuori. E poi questa qui, chi manca, Checchetto e Gianni Caretta, no? che voi perché ero in Rita, queste qua erano gli juniores. Poi ti ha detto, la prossima volta ha detto tutti i nomi. Ha detto sta tegni ferma, ce la fa a farla vedere. Ti dico tutti i nomi. Ti dico la prossima volta tutti i nomi. Lei è in cosa storica, perché dal 57. Queste qua sono le prime squadre a livello giovanile che è venuto fuori in Tavaltarese, dopo che la Borgotarese aveva chiuso i battenti. 57, iscritta al campionato di seconda. E le venivano queste due squadre che erano di personaggi straordinari, però purtroppo tanti ne ha più. Quello è brutto. Allora, passa parola a chiusura, Emanuele, a modo tuo, su quello che è il mondo, direi, affascinante del karate. Beh, sì, mondo affascinante per chi ha questa passione. Ci sono tutti gli sport, comunque sono appassionanti. Niente, concludo ricordando a tutti allora il nostro appuntamento in valle, anche così. Ma anche a parte quello, diciamo, quando siete impegnati già dalla prossima domenica, no? Cosa? Siete impegnati già dalla prossima domenica? Sì, no, dicevo per tornare un po' alla promozione, quindi alla gara che organizzeremo qui in Val il 22 di aprile, poi sì, da domenica questa, ogni domenica fino all'8 di maggio siamo sempre impegnati, quindi con, ripeto, gare a punti, varie fasi regionali e nazionali, junior e senior, e poi abbiamo questi due trofei, questi due gare internazionali molto grandi, molto importanti, che sono l'Open di Toscana, Junior Open di Toscana, che è l'8 di marzo, quindi il sabato dopo, e l'Open Festa della Donna. Sì, e infatti porto 6 donne, tutte squadra femminile, non solo la pallavolo femminile in Valtaro, ma anche il karate, diciamo, la stragrande maggioranza sono ragazze che lo praticano. E poi avremo l'Open d'Italia, che viene organizzata a Riccione da una società di Riccione, ma comunque in collaborazione col comitato regionale di cui faccio parte, quindi un'altra gara che, oltre quindi per il prestigio della gara, anche, diciamo, prestigio per, diciamo, la regione. Per quanto è naturalmente la tua conoscenza è che è fortissima nel settore, pensi che sia Cecilia che tua figlia manterranno gli stessi livelli dell'anno scorso, oppure me lo auguro, però siamo consapevoli che è veramente difficile, anche perché quest'anno col cambio di regolamento loro sono junior, quindi quest'anno sono ancora salve per un anno, ma dall'anno prossimo faranno con i senior, quindi saranno ragazze di 17-18 anni che dovranno fare contro
magari atlete forti di 25-30 anni che magari sono nei gruppi sportivi, cambia, sono semi professioniste, e quindi la cosa diventa sicuramente ardua per loro. Però, ripeto, tutto deve essere fatto all'insegna dello sport e del divertimento, ecco, quindi grazie, ci auguriamo il meglio. Allora, anche a voi. Io per chiudere volevo fare un bocca al lupo, perché mercoledì gioca l'Under 16 a Borgotaro, e quindi siccome non stanno passando un bellissimo periodo spero che si riprenda presto, e anche sabato gioca l'Under 14 a Borgotaro, è giusto che anche le giovani e le piccole siano insomma valorizzate, perché poi il futuro del Borgotaro sono loro. Questo è un bel augurio. E tu come la vuoi chiudere? Un bocca al lupo alla nostra squadra e incrociamo le dita, forse. E giocate martedì. E fuori casa, sì. Poi penso anche l'altra fuori, e il big match col Villa Bonelli che è 6 di aprile. È in casa quando tornate? Il 6 di... No, metà marzo. Metà marzo, sì. Ci fate penare fino a quel punto? Via. Sì, dipende dal campionato. Dipende dal campionato. Va bene, io prima di lo so, ti do la palla per chiudere, cioè è una cosa, altro che par condicio qua, è una cosa. Io voglio ringraziare Gianni Longinotti per il servizio che ha dato in onda i gol, che abbiamo, li abbiamo visti noi i gol? No. Allora bisogna vederli. Io no. È meglio vederli, no? Facceli vedere sti gol, che c'è il Sognano, tutti là al bar che stanno aspettando, eccoli qua, oh! Ecco, Longinotti il protagonista. E Ale, e uno. No, questo è Lesignano, Solignano, Lesignano. Sì, ma a Fornovo. A Fornovo, sì, scusa. Campo non dei migliori, come vedete, ecco. Qui c'è il calcio di rigore, che naturalmente Ralli para, no, non para, no, perché questo è Solignano ovviamente, per cui l'1-1 lo para dopo. Ricordo Gianni Longinotti, suo servizio, eccolo qua, calcio di rigore, e qui è Ralli che para. E 1-1 si prosegue Soliano-Lesignano. Eccoci qua, penso che questo sarà il gol, esatto, non perfetta l'uscita, e in vantaggio il Soliano. Soliano. Sì, alla fine, è il 94esimo qui. Comunque Solignano ha pareggiato 2-2 al 94esimo. Volevi aggiungere? No, volevo solo dire forza e coraggio a tutti quelli che siedono in campo. Va bene, ok. Allora, non solo in campo sportivo. Da tutte, sì, anche in campo musicale. Campo musicale e oltre. Esatto. Allora, dopo di noi va in onda Atlas, questo programma formidabile, bellissimo, davvero diverso dagli altri, che con la fantasia vi fa viaggiare in giro per il mondo. È un programma esclusivo dell'amico Bazzani. Ricordo invece la prossima settimana, per quanto riguarda protagonisti nello sport, Luciano Armani, grande protagonista, e poi credo che toccherà, se non vado errato, al Sartori di Arbareto, ma dobbiamo ancora contattarlo per un'intervista, e credo poi che finiremo questa prima parte con Bianchinotti Eugenio, che è stato un grande cestista, Bianchinotti Eugenio, ma un po' timido, e allora c'è la persuasione, che non è facile, per poter appunto cercare di coinvolgere l'amico Eugenio. Naturalmente la grande puntata attesa da tutti sarà quella dedicata a Marcello Gazzola, appena il campionato lo concederà, appena avremo la possibilità di intervistarlo o a Borgotaro oppure a Collecchio, dove si allena il Parma. È un momento molto delicato per il Parma, perché deve fare dei punti, se no naturalmente i playoff si allontanano. Per il momento, con la vittoria di questa sera, è messo
si rimette in carreggiata per il momento. Quanto, dimmi ancora il punteggio. Sempre 1-0, ma non è finita. La replica di Punto Sport domani alle 14.15, 14.25. Ricordo, rivediamoli sul canale 98, ma anche sul 611, per cui c'è di tutto di più per quanto riguarda il palinsesto di RTA e dei programmi di questa nostra emittente che ha compiuto ormai 30 anni, è maggiorenne vaccinata praticamente, sportivamente. Io voglio fare un panorama ancora e un saluto all'amico Paolo, che è lì, che è un grande opinionista anche sulle Dice di No, a Emanuele perché ha portato, contribuito a portare alla notorietà, non solo lui, ma alla notorietà del karate in Valtaro, a queste splendide ragazze che hanno perso il loro lunedì sera in un modo che magari non immaginavano fosse così. Però grazie, perché per il vostro sport questo è d'altro. Io vi ringrazio e vi saluto, vi aspetto anche le squadre di calcio, aspetto, vedete voi, una trasmissione molto basata sul calcio. Penso che dipenda da voi arricchire sempre di più questa trasmissione, che è fatta per voi, non certamente né per il sottoscritto, né per l'amico Jean-Louis, nemmeno per l'amico Berni. Per cui noi vi auguriamo una straordinaria serata, musicale o sportiva che sia, con RTA.